hanno tentato di camminare dentro Shuada Street, e lo hanno fatto per un momento ed erano tutti molto felici perché vedere era simbolico, no? Attraversare Shuada con gli abiti tradizionali palestinesi. Naturalmente sono arrivati i coloni e hanno cominciato a tempestarle, e poi sono arrivati i soldati che hanno cominciato a malmenarle, però è stata un'azione comunque simbolica forte che le donne stanno portando avanti. I tell also something about the women in Abyssal, questo gruppo di donne che sono bravissime veramente, israeliane, palestinesi, anche internazionali, per esempio a Nabissale hanno fatto un altro tipo di azione. Nabissale è un villaggio dove di fronte c'è un insediamento che ha portato via la fonte dell'acqua che loro avevano. E le donne hanno deciso di fare una cosa creativa e sono andate, non il giorno del venerdì o del sabato perché li avrebbero massacrate subito, non avrebbero neanche fatto avvicinare, ma un giorno normale alla fonte dell'acqua, hanno fatto il picnic dentro la fonte dell'acqua. Sono forme di resistenza non violenta per dire noi ci riappropriamo del territorio, così come Al-Valash per esempio, che è un altro villaggio dove il muro ha praticamente portato via il territorio, in più ha isolato una casa, si sono reimpossessate del territorio facendo teatro. Quindi azioni creative che però segnano il fatto: questa terra è nostra e qui noi ci stiamo e facciamo anche queste azioni. Question time. Question? Avete delle domande? Eccola. Come? Government. Palestinian government? I don't think we have government under the occupation, you know. There is no government under the occupation. They're just making services, nothing more. They don't have authority. There is no real Palestinian government. Israel is not following any agreement. They enter Ramallah whenever they want. They can arrest our president whenever they want. Half of our parliament members are in jail. So it's not real government. In realtà sotto occupazione non ci può essere un vero governo, perché gli israeliani fanno il bello e il cattivo tempo, intervengono quando vogliono, entrano nelle città anche di Ramallah che dovrebbe essere sotto controllo palestinese, quindi il governo palestinese non ha un'autorità che possa espletare, perché appunto è alla mercé anche dell'occupazione militare. Per esempio una parte del Parlamento palestinese sono stati arrestati e sono in carcere israeliano. Come possono entrare le donne israeliane in Palestina? In che modo entrano? How the Israeli women enter in Palestine on the occupied territories? The Israeli women. You mean activists, yeah? The Israeli activist women, yeah? Honestly, Israel is trying. The Israeli occupation is trying to prevent any Israeli woman to come to, you know, to visit us or to listen to us or to participate in our demonstrations. We usually sneak them in. You know, we have our own methods to escape from the Israeli checkpoints. So we bring them in a secret way to, you know, to the demonstration areas. And some areas they are allowed to be in, especially sea areas. Le donne israeliane, così come i cittadini israeliani, è vietato entrare nei territori palestinesi occupati, soprattutto nell'area A, che è l'area dell'autorità palestinese, o nell'area B. Possono entrare in alcuni posti che sono l'area C, che è sotto controllo israeliano, ma in realtà loro agiscono in modo tale da poterli fare entrare anche di nascosto, quindi a volte riescono ad entrare nei luoghi in modo clandestino. Poi ovviamente molto spesso gli israeliani, questo lo aggiungo io, ma lo so, gli israeliani, per esempio i soldati, arrestano molto spesso gli attivisti e poi li rilasciano, però li arrestano perché appunto c'è una legge che fa divieto di entrare nei territori occupati palestinesi. Infatti se voi arrivate per esempio a Ramallah per entrare a Calandia, c'è un bel cartello che dice: state entrando nell'area A, ai cittadini israeliani è vietato entrare, però gli attivisti passano, vanno. Però ovviamente lui dice non sono migliaia,
sono degli attivisti che hanno molto a cuore, ma che purtroppo sono una minoranza forte. Altre? No, a proposito di arresti arbitrari, a parte il video è abbastanza coinvolgente, pensate che queste cose avvengono normalmente, posso anche capire il turbamento di chi è appena tornato e appena verificato tutto questo di persona. Niente, io ho appena sentito alla radio questo calciatore palestinese arrestato 3 anni fa e mi ha fatto impressione proprio perché questo ragazzo ha 25 anni, è stato arrestato a 22 anni quando stava... mi sembra di aver capito, volevo appunto chiedere a voi magari qualcosa di più preciso se lo sapete. Stava partendo per fare dei campionati all'estero dove avrebbe portato, oltre alla sua bravura di calciatore, perché pare che fosse proprio bravo, anche una testimonianza della sua presenza in Palestina. E adesso, a quanto ho capito, sta facendo lo sciopero della fame da 15-20 giorni o 3 mesi, non mi ricordo. Di più. Ah, ecco, volevo capire cosa sta succedendo. Lei sta parlando di Mahmoud Sarsak, che è questo palestinese calciatore, fa parte della squadra di calcio nazionale palestinese, mentre stava uscendo da Gaza per andare a Ramallah a fare in realtà il training, è stato preso dagli israeliani e incarcerato da 3 anni. Ma questa pratica che è stata usata contro Mahmoud Sarsak, che è la detenzione amministrativa, è una pratica che gli israeliani usano da sempre. Arrestano i palestinesi, non fanno nessun processo e rinnovano costantemente la detenzione amministrativa. Ogni 6 mesi rinnovano. Ci sono palestinesi che sono in carcere da 12 anni e non hanno mai subito un processo. Ed ogni documento, quando gli avvocati chiedono, dicono segreto perché è per la sicurezza. Ed è assolutamente illegale la detenzione amministrativa, non si potrebbe praticare neppure secondo le leggi israeliane, però verso i palestinesi viene praticata. Attualmente ci sono in carcere 372 palestinesi che sono sotto detenzione amministrativa. Hanno fatto uno sciopero, non soltanto... puoi tradurre a lui quello che sto dicendo? Hanno fatto uno sciopero i prigionieri palestinesi, che attualmente sono 5.000, e tra questi più di 300 ragazzini. Hanno fatto uno sciopero 2.500 palestinesi per chiedere la fine della detenzione amministrativa, ma per chiedere anche, per esempio, delle cose molto umane e incredibili che Israele non le applichi. Per esempio, dal 2007 tutti i prigionieri che vengono da Gaza non hanno mai potuto ricevere visite dalle famiglie, quindi questi prigionieri in sciopero della fame chiedevano semplicemente: vogliamo vedere le nostre famiglie, oppure avere il diritto di poter studiare, oppure avere delle facilitazioni dentro le prigioni, perché sono molto spesso in condizioni pazzesche. Basta pensare per esempio alla prigione di Ofer, non ci sono neanche celle, sono tende praticamente con escursioni termiche notevoli. La condizione dei prigionieri palestinesi è drammatica e per lungo tempo hanno scioperato con lo sciopero della fame, hanno anche ottenuto una vittoria, ma ci sono delle persone, non soltanto Mahmoud Sarsak, che speriamo che non muoia. Adesso la sua lotta di resistenza ha avuto successo, nel senso che Israele dice che lo libererà il 10 luglio, ma quando non soltanto lui ma altri stavano morendo, da Bilal, Adnan, stavano morendo perché erano più di 80 giorni in sciopero della fame, i governi europei non hanno detto nulla. Noi abbiamo scritto per esempio lettere al ministro Terzi, agli altri. Abbiamo fatto insieme, in realtà chi ha aderito è stato Monio Vadia e il senatore Vincenzo Vita, abbiamo scioperato per 3 giorni a Roma, sciopero della fame in sostegno, ma il governo italiano non ha detto nulla e tra l'altro
mentre la signora, come si chiama quella dell'Ucraina con la treccia bionda, come si chiama? Quella è la bionda dell'Ucraina, che appunto è stata in carcere per abusi di potere, non so che, i vari ministri europei hanno chiesto appunto che uscisse dal carcere, che fosse curata, e hanno minacciato di sospendere i rapporti con l'Ucraina, facevano bene a farlo, però un silenzio totale su 5.000 palestinesi che sono dentro nelle carceri e che vivono in quelle condizioni. Quindi c'è veramente due pesi e due misure, e lo sappiamo ormai noi tutti, da parte dei nostri governi. Quindi questo sciopero di Mahmoud Sarsak è stato molto importante. C'è stato un appello anche alla FIFA e alle organizzazioni internazionali dei calciatori perché prendessero posizioni. Chi ha preso posizione è stato Platini, che appunto ha detto che ha speso una parola a favore di Mahmoud Sarsak, che io non so come resterà, perché in realtà ha fatto 95 giorni di sciopero della fame, quindi le sue condizioni sono veramente terribili. E questa dei prigionieri credo che sia una battaglia che noi dobbiamo portare avanti, non lasciarli soli e fare in modo che non solo che possano vedere i loro parenti, ma che escano dalle carceri, perché la maggioranza di loro non ha fatto assolutamente nulla se non quella di essere e di volere la libertà per la Palestina e per loro stessi. We will not keep you here for all night. If you want to talk about the Palestinian Israeli conflict, we will stay here for days. But it's about that we should act to end the occupation. We should not stay silent or neutral. You know, we should do something. We should do actions as the demonstrations here, you know. And non-violence has a lot of methods to achieve your goal. Maybe some of you think that we are minority, but not, we are not a minority. We are the you know, the majority in our beliefs. We are the majority in our actions. We are the majority in our activity and our attitude. Thank you very much and good night. I don't know if anybody wants to add anything, but thank you very much. Sentite, se dovessimo parlare della Palestina vi terrei qui tutta la notte e forse anche di più, però voglio ribadire una cosa, che la nostra lotta comune, il nostro essere attivi è fondamentale, e quindi noi continueremo con le nostre lotte non violente. A volte pensiamo di essere minoranza, ma in realtà non lo siamo, perché la nostra lotta è una lotta giusta e lottiamo per la nostra dignità e per la nostra libertà. Quindi buonanotte, grazie tante di essere stato qui con noi, di aver ascoltato, ma non lasciamoci, non perdiamoci e continuiamo ad essere attivi.